Meraviglioso, siamo qua insieme a Tatiana, che è la nostra Personal Transformational Coach, che è un'esperta di numeri e oggi ci farà capire come possiamo conoscerci attraverso i numeri. E secondo me questo è un tema super utile per noi donne, perché quando ci conosciamo, quando se il nostro obiettivo è quello di raggiungere una forma fisica o comunque abbiamo qualsiasi obiettivo da raggiungere, se ci conosciamo meglio, sappiamo anche il perché alcuni obiettivi non riusciamo a raggiungere, cosa ci blocca. Quando ci conosciamo meglio, la strada verso i nostri traguardi sono più, ci togliamo i blocchi, è molto più semplice. Ed ecco che vediamo in cosa i numeri ci possono aiutare. Tatiana, la parola a te, vai. Mi chiamo Tatiana e sono un Transformational Woman Coach e mi occupo di crescita personale al femminile. La numerologia, adesso vi dirò che cos'è, mi ha aiutato molto ad individuare in che cosa specializzarmi, che via più concreta intraprendere. E da quando ho intrapreso quel cammino, che comunque era qua, la mia intuizione, la mia voce interiore, la mia anima che comunica costantemente con noi, mi diceva già, è la razione, è il nostro modo di pensare, è ciò che abbiamo assorbito, è ciò che ci inculca, è il contesto sociale che va bene, non va bene, che è bello, che è etico, che è ricco, che è fantastico fare. Ma l'anima sì, sto pensando in un'altra lingua, è venuta, perché stamattina avevo un cliente russo, è venuta a realizzare un percorso specifico con dei strumenti specifici già racchiusi nella data di nascita. Sì, e quando volevo dire chiudo la frase, ho intrapreso la mia strada. Le porte si sono aperte, la vita diventa molto più fluida, molto più interessante, molto più facile in un certo senso anche davanti alle sfide. Sono sì sempre propositiva, ottimista, aperta, con il sorriso e allo stesso tempo devo dire che anch'io ho le mie sfide, anch'io quotidianamente lavoro su di me per poter trasformare paure, dubbi, credenze, convinzioni perché possa uscire ad un livello più elevato e speciale e soprattutto mio, la mia strada, il mio percorso. Ma che bello, ma che bello. Questo che hai detto è veramente molto bello, Tati, e penso che a volte molte persone, io non so se ti arrabbierai con me, ma io che vivo nel mondo del fitness, il mio cervello è solo lì, il mio cervello è sulla donna che deve perdere peso, sulla donna che deve tonificare, per cui giro giro sono sempre lì, non ti arrabbiare, ma il fatto è che io penso anche che spesso a volte succede quelle do che alcune donne ingrassano tanto, perdono il punto di vista la loro salute, la loro forma fisica, che è un riflesso anche del non sapere chi loro sono, magari fare un lavoro che non è il loro mestiere e per cui sto facendo una cosa che non mi piace perché non mi conosco, perché non sono nata per fare quella cosa e quindi arrivo la sera e mi sfogo sul cibo perché cerco una compensazione ed è proprio è collegato con questo. So che cosa sono venuta a fare in questo mondo e quando io mi realizzo anche, o realizzo che persona sono, cosa devo fare, cosa devo fare, anche fisicamente mi ritrovo in un altro modo. Per cui bello tutto questo. Collego a ciò che tu hai appena detto, attività, forma, peso, forma, attività fisica e l'unicità di ciascuno di noi e come poter raggiungere ciò che sono destinato o desidero poter raggiungere.
Intanto voglio dire due parole inerenti alla numerologia. La numerologia è uno strumento affascinante, utilizzato da tantissimi, tantissimi anni, e l'internet oggigiorno, non mi soffermo su questo, racconta chi e come e in che settore e in che modo, e specialmente da quando parte questa disciplina. È una disciplina seria, è una disciplina, oggigiorno fortunatamente, ma anche l'epoca in quale siamo entrati ci consente di ritornare alle origini, di ritornare anche a questi strumenti non convenzionali. Molti definiscono ancora una pseudoscienza, è una scienza vera e propria, come lo era anche fisica, matematica, chimica, fino a poco tempo fa. Discipline che venivano, astrologia, venivano utilizzate da pochi. Perché da pochi? Perché è una scienza, una disciplina non facile da decodificare. Ci vuole l'applicazione, ci vuole veramente un grande anche la propensione, nel senso che già dal calcolo numerologico si vede anche chi è che cosa è venuto a fare, chi è venuto a studiare queste discipline, portarle alla luce, utilizzarle, parlare di questi strumenti, andare in profondità, chi è venuto ad occuparsi di altro. E quando facciamo ognuno il proprio, riusciamo veramente a evolvere come società e a progredire, è il famoso progress in un settore piuttosto che in un altro. Perché c'è un genio, c'è una persona eccezionale là, perché ha seguito la sua voce, la sua parte interiore, ciò per cui è venuto qua, in questa dimensione. E quando utilizziamo questo strumento in modo corretto, professionale, oggigiorno lo utilizzo a livello professionale, sono partita come coach, mi sono formata come coach, life coach, ora sono un transformational woman coach. Sono una perenne allieva, continuerò ad integrare altri strumenti, sono sempre alla ricerca di ciò che mi può aiutare a capire sempre meglio me stessa, il micro mondo, ma anche il macro mondo e le leggi di questo mondo in quale sono venuta a crescere, a evolvere come anima in questo corpo, in questa società, in questo ceppo familiare. Nulla è a caso, nulla è a caso, nulla, neanche un puntino. E quando utilizzo questo strumento nel lavoro con la persona, riesco a cogliere quelle sfumature, quei dettagli, ancora prima che la persona possa confermarmi. Mi piace proprio iniziare a parlare, iniziare a esternare, a domandare, perché il coach, un bravo coach, fa domande mirate, domande particolari, domande intelligenti che portano risposte intelligenti, risposte utili affinché persona possa fare un cambiamento a livello di coscienza, di consapevolezza e di ciò che poi può fare nel qua ed ora. La numerologia è uno strumento di autoconoscenza.